E ritorniamo al Real Matiz, l'ultima volta che ci eravamo visti è stato ormai un bel po' di mesi fa. Non giocavamo neanche Real Matiz. Eh sì, eravate anche Cavaliere. Comunque iniziamo innanzitutto con oggi, abbiamo iniziato con un minuto di silenzio, volete dire perché, poi vabbè c'è anche la maglia. Sì, perché il ragazzo che è scomparso, che è venuto a mancare un mese fa, più o meno circa, il ragazzo che ha fatto l'incidente in moto, era il nostro amico, era uno che giocava con noi, quindi abbiamo voluto fare un minuto di silenzio. Ragazzi, i nomi che già me li ricordo già più. Dimitri. Camel. Andrea. Allora, due parole sulla partita di oggi, partita durissima contro la capolista di contro gli extraterrestri, però dai, noi siamo arrivati alla Luna, loro sono ancora su Marte, ci siamo quasi, siamo qualche chilometro luce, anno luce di distanza, ma ci siamo quasi. La caporetta non la quotava neanche oggi. E invece è stata abbastanza bene. Ce la siamo giocata, di due abbiamo perso. Raga, ma dall'ultima volta che abbiamo fatto l'intervista, la squadra è cambiata oppure ci sono sempre le stesse persone? A questi c'eravamo già l'anno scorso, abbiamo fatto un nuovo acquisto che è nero, che però oggi non c'era. La gara è cambiata. L'asta del fantacalcio. L'unico dimagrito sono io. E via. Però nel 2020, anno brutto, però tigre come chiavi, eh. Sei innamoratissimo. Non parli più. E boh, dai, speriamo che ci facciano ancora giocare. Dai, Tavo, devi dire qualcosa. No, allora, è vero. Sì, che quello ragazzo lì è un pezzo di merda. No. Perché fino a due giorni fa mi ha tagliato. In realtà, Tavo doveva essere tagliato. Poi, invece, oggi si è presentato gol, assist, migliore in campo. 10 capitano. Contro gli extraterrestri che vogliono strappargli un contratto per la stagione di 2022. Ma il com'è il dirigente tecnico è Tato Boni, no? Sempre Tato Boni, vice mister. Ma sempre dov'è, lui è lì fuori, se vai fuori lo trovi. Dai. Ciao raga, grande tigre.